Amici carissimi, eccoci allora ancora insieme questa settimana a meditare sul seguito della predicazione di Gesù nella sinagoga di Nazaret. Adesso lui va in giro per i villaggi e insegna. Gesù è l'evangelizzatore itinerante. È lui il Vangelo, ma è lui anche l'evangelizzatore. E il Vangelo non lo chiude dentro la sinagoga, comincia dalla sinagoga, ma poi va a trovare le persone lì dove esse vivono, dove abitano, cioè dove si svolge la vita di ogni giorno. E lì insegna, porta il Vangelo, dopodiché comprende che la missione è molto grande, che sono tante le persone che hanno bisogno di una parola forte, di una parola vera, di una parola di incoraggiamento, di consolazione, ma anche di verità e di senso. Per cui chiama i suoi discepoli e li manda due a due a predicare. Intanto li manda a due, perché il Vangelo non è un fatto individuale, ma è un evento, un'esperienza di Chiesa, un'esperienza di Chiesa. Così come in diocesi noi abbiamo sperimentato con la missione diocesana e i gemellaggi fra le comunità parrocchiali. Questa esperienza di essere insieme ad evangelizzare la gente di altre parrocchie ha come accresciuto da una parte il senso di Chiesa, e dall'altra la gioia di essere stati scelti e inviati, proprio la gioia che sperimentano questi discepoli. Gesù li manda due a due, bisogna che si faccia. Il Vangelo è quello dell'unità, è in comunione, è insieme che si fa strada di Vangelo, e il Vangelo si fa strada. Poi Gesù dice una serie di non portate né pane né bisaccia né denaro, dice dunque di non confidare nelle loro forze né negli strumenti. Oggi noi pensiamo che evangelizzare significa dotarci di strumenti di comunicazione, dotarci di chissà quali grandi strategie pastorali. Il Vangelo è l'unità dei cristiani. Da questo crederanno, se siete uniti gli uni con gli altri. È l'unità dei cristiani, è il vivere la gioia del Vangelo insieme, la prima evangelizzazione, al di là di ogni strumento, di ogni strategia o organizzazione. Il Vangelo si diffonde non con le strategie, non con gli strumenti di comunicazione, si diffonde per irradiazione fascinosa. Se insieme siamo nella gioia, se insieme ci vogliamo bene e viviamo in comunione, questo è il Vangelo in atto. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Arrivederci. Thank you.